gloria a Dio. Quindi mi aveva chiesto, e io fino a questa mattina, molto presto, non avevo ancora, o meglio, avevo un pensiero, ma dopo il Signore me lo ha cambiato, e io voglio ringraziare il Signore, perché portare il messaggio, portare la predicazione, non è semplicemente qualcosa che tu ti prepari precedentemente, almeno questa è la mia esperienza. Non si predica per conoscenza, o meglio ci vuole una conoscenza della parola di Dio, altrimenti cosa predichiamo? Noi predichiamo la scrittura e nient'altro che la scrittura, e dobbiamo fare anche molta attenzione quando predichiamo la parola, perché non dobbiamo aggiungere nulla o togliere qualcosa dalla scrittura. Così è scritto nell'ultima pagina dell'Apocalisse: guai a chi toglie, guai a chi aggiunge qualcosa. Noi non vogliamo né togliere né aggiungere. Credo che più delle volte ci basiamo sulle nostre esperienze, sulle nostre capacità anche intellettuali, ma Dio va oltre il nostro intelletto. Dio va oltre il nostro intelletto, la nostra intelligenza. La fede stessa va oltre il nostro quoziente di intelligenza, vero dottor Vecchi? È così. E questa mattina io voglio parlarvi di tre punti di vista. Non sapevo come poter impostare, come poter dare un titolo alla predicazione, al messaggio, e l'ho vista sotto questo modo: tre punti di vista, cioè tre modi di vedere la stessa cosa. C'era una canzone che a me piaceva molto, che non so chi era il cantante, ma mi piaceva anche quando la cantava lui, perché non era italiano, era straniero, e diceva: tutto dipende, dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Ve lo ricordate quella canzone? Da che punto tu guardi, tutto dipende. Io vedo una cosa, tu la vedi, ma ambedue la vediamo, ma la vediamo in maniera differente. Vero o non è vero? Noi possiamo vedere anche attraverso gli Evangeli, uno scrive in un modo, un altro ha scritto in un modo, ma hanno vissuti tutto in quella circostanza, ma ognuno apprende. Credo così anche noi, se noi viviamo una situazione, ognuno di noi poi la descrive in base al suo carattere, in base alla visione che ha avuto, come ha visto le cose. Ma la realtà è che solo la fede ti trasmette la verità della situazione. E quindi vediamo adesso, alla luce della parola di Dio, andiamo in Giovanni capitolo 20, leggeremo dal versetto 1 al versetto 20. Evangelo di Giovanni, capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 20. Questo messaggio si dovrebbe fare a Pasqua, perché è Cristo risorto, ma noi non stabiliamo le date nelle predicazioni e neanche andiamo dietro alle tradizioni, ma quello che il Signore vuole dirci questa mattina io credo che servirà a più di qualcuno di noi. Quanti si ricordano il messaggio di domenica scorsa? La mente sta... Stiamo tornando indietro con il videoregistratore mentale e ci stiamo ricordando: ma cosa ha predicato il pastore domenica scorsa? Ho predicato sull'affanno, essere affannati, non da una circostanza fisica, ma essere affannati dai problemi, dalle circostanze, dalle situazioni. Gloria a Dio. Questa mattina io voglio farvi notare insieme con voi, con l'aiuto del Signore, tre aspetti, tre punti di vista diversi. Così dice la parola, avete preso tutti? Amen. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse prima al sepolcro. E chinatosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entra anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette, perché non aveva ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti.
I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. E mentre piangeva si inchinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco, vide due angeli vestiti di bianco seduti uno al capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le disse: donna, perché piangi? Ed ella rispose: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ed ella, voltatosi, gli disse in ebraico: Rabboni, che vuol dire maestro. E Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salita al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, all'Iddio mio e all'Iddio vostro. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Gloria a Dio. A chi è apparso Gesù? A chi ha parlato per primo? Ad una donna peccatrice, una donna che il Signore aveva cacciato 7 demoni, demoniata. Quando ripeto e dico davanti al Signore: non c'è uomo, non c'è donna, aveva un grande messaggio. Perché l'ha dato alla donna? La donna non era a quel tempo considerata, l'ha dato a lei. Perché si arriva al Signore con la fede, non con il quoziente di intelligenza. E neanche per le nostre considerazioni che abbiamo sulle circostanze e sulle situazioni. Qualcuno ha detto che la tomba fu data da Giuseppe Arimateo in prestito. In una scuola, dice, Giuseppe d'Arimateo prese in prestito e diede in prestito la sua tomba a Gesù. E il ragazzo, uno dei ragazzi che era lì, disse: sì, ma sai perché gliel'ha dato in prestito? Perché al terzo giorno lui se n'è andato dalla tomba, gliel'ha lasciata vuota. E allora qualcuno ha detto che il detto: dopo 3 giorni l'ospite puzza, vi ricordate? È derivato da questo, è una battuta. Gesù l'aveva annunciato. Vorrei parlarvi dei 3 aspetti. Vorrei parlarvi delle 3 visioni. Come avete potuto vedere questa mattina leggendo, noi vediamo spesso vide o videro. E ci sono vari modi di vedere le cose. Parliamo del primo, voglio parlarvi di Maria. Maria era troppo accecata dal dolore. Lei aveva un dolore fortissimo. Perché fra le altre cose Maria ha assistito alla crocifissione. Lei era sotto la croce, mentre altri discepoli non c'era. C'era solo Giovanni, quello di cui noi stiamo leggendo, che ha detto l'altro discepolo, era lui quello che sta parlando, l'evangelista che sta scrivendo proprio l'Evangelo di Giovanni. Era sotto la croce con le donne. Lei era accecata dal dolore. Voglio dirti che più delle volte il dolore non ci permette di vedere e di realizzare le promesse di Gesù. Quando noi attraversiamo un momento difficile nella nostra vita, il dolore è così forte sulla nostra vita, il dolore è un impedimento più delle volte che non ci permette di vedere le promesse che il Signore ci ha fatto. Quanti hanno passato questa esperienza? Quanti possono dire che attraverso il dolore, situazione molto forte, una perdita di un figlio, una perdita di un genitore, una perdita, un dolore forte, sto parlando qualcosa che all'improvviso ti è stato tolto, ma allora ti chiedi: ma dov'è il Signore? Perché? Perché queste cose? Il dolore è umano e anche Gesù ha conosciuto il dolore. La scrittura ci dice che lì nell'orto del Getsemani Gesù disse: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Aveva un dolore forte dentro di sé. E gli disse: vegliate qui con me, pregate, non per lui, ma per voi. A volte il dolore. E Maria così aveva perso la speranza.
perché non aveva ancora realizzato le promesse del Signore. Fratelli, noi dobbiamo aggrapparci alle promesse del Signore. Dobbiamo aggrapparci a ciò che la parola di Dio ci dice, perché nessuno su questo mondo, su questa terra, ti può dare certezza. Ma uno solo può darti le certezze ed è la parola di Dio. Ed è questo, perché è fedele il Signore, non viene mai meno. E Gesù lo aveva detto, Gesù aveva annunciato che da lì a poco sarebbe sceso al cielo e che gli aveva anche detto, se voi vi ricordate, proprio in Giovanni capitolo 14, ma lo riprenderemo alla fine questo, perché è molto importante quello che Gesù gli aveva detto. Guardate, addirittura Marco ci dice che gli stessi soldati andarono da Ponzio Pilato e gli dissero: noi ci ricordiamo, dice, Signore, al versetto 63 del capitolo 27, dissero a Ponzio Pilato: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora qua, disse: dopo 3 giorni io risusciterò. Quindi per favore mandaci lì, perché noi vogliamo vedere che qualcuno non venga a rubare il corpo di Gesù. Ed era questo quello che pensavano, che il suo corpo fosse stato portato via. Ed è quello che Maria proprio iniziò a pensare: hanno portato via il mio Signore. Ma non si ricordava delle promesse del Signore. Eppure Maria aveva avuto una grande liberazione dal Signore. 7 demoni erano usciti da lei. E quindi a volte anche nella nostra esperienza, nella nostra vita, malgrado il Signore ci abbia già liberato, abbiamo già visto la gloria di Dio nella nostra vita, il dolore, quello che noi stiamo attraversando, non ci permette di realizzare le promesse del Signore ancora, perché a volte ci sembrano irraggiungibili. Ma Dio è fedele. Dio è fedele. Gloria a Dio. Quindi Maria si ferma su questo e addirittura la Scrittura ci dice che anche gli angeli ha visto, non li ha riconosciuti, e addirittura ha visto Gesù e non lo ha riconosciuto. Il dolore era così forte, le lacrime, pianto. A volte mi sono trovato in alcune situazioni difficili dove umanamente, anche come pastore, non so come dirti le cose, come poterti aiutare in quella condizione, perché non conosco il piano di Dio, è così difficile e non posso essere, come tante volte vi ho detto, e credo che nessuno di noi ha una spiegazione a tutto, e neanche possiamo essere avvocati di Dio. Dio è sovrano e Dio conosce ogni cosa. O ricordo quella testimonianza di quella ragazza cieca che il professore in classe la voleva toccare in modo proprio così cattivo la suscettibilità di questa ragazza che era cieca. E allora disse: io so che tu sei credente, ma perché, disse, se io non sono credente, io non credo in nulla, eppure ci vedo, sto bene, perché tu che sei credente sei cieca? Perché hai perso la vista? Qual è la domanda che ti fai? Perché Dio ti ha fatto perdere la vista? Spiegamelo. E questa ragazza si fece accompagnare davanti da un'altra ragazza che era vicino, andò vicino alla lavagna, prese il gesso e scrisse vicino alla lavagna: sì padre, perché a te così è piaciuto. E in quel momento il professore dovette azzittirsi, perché più delle volte alcune situazioni non le comprendiamo. Ma accettare la volontà di Dio vuol dire chiamare il nostro Gesù Signore. Perché Lui dice: mi chiamate Signore, Signore, ma non credete. Noi dobbiamo credere con tutto il nostro cuore che Egli è il Signore. Al di là delle situazioni che guardiamo, Lui è il Signore, Lui è sovrano. E l'ultima parola sulla tua e sulla mia vita ce l'ha Lui. Gloria a Dio. Secondo punto di vista, seconda visione, Pietro. Pietro era sempre, lo conosciamo, no, il carattere di Pietro. Sappiamo come era fatto Pietro. Pietro risponde sempre per primo. Pietro è sempre lì pronto. Pietro è un po' quello che vuole insegnare agli altri la fede. Pietro, la Scrittura abbiamo detto che entra e vede. Ma Luca
l'Evangelista Luca ci dà un'altra versione, o meglio, perché noi non abbiamo la traduzione letterale nel greco, ma Luca, l'Evangelista Luca, prendendo lo stesso passo, lo stesso episodio, ci dà un'interpretazione differente. Vediamo questa interpretazione. Luca dice, capitolo 24, versetto 12, ci dice: ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Sembrano uguali, ma invece nel greco questo termine viene chiamato tereo, teoreo, che vuol dire osservare attentamente. Mi seguite? Osservare attentamente. Cioè Pietro è entrato, ha osservato e ha visto. Qui invece ci dice che Pietro, chinatosi, vide le fasce a terra, ma non entrò. E quindi lui entra invece e osserva attentamente. E questo ci deve far capire qualcosa, osservare attentamente. Perché quando noi riflettiamo sulle cose, quando analizziamo le cose, quando le osserviamo attentamente, facciamo un esame, una situazione, un esame della situazione, del momento, di quello che stiamo vivendo. E quindi ci facciamo tante domande, facciamo un esame. E in questo esame prendiamo la fede e la mettiamo da parte. Perché? Perché i nostri occhi sono su quello che noi conosciamo, su quello che noi vediamo, e ascoltiamo anche quelli che gli altri, attraversando questa situazione, gli è successo. E allora arriviamo ad una conclusione. Così Pietro inizia a osservare attentamente. Se analizziamo i fatti, ci facciamo tante domande. Ora vorrei chiedere a qualcuno di voi che è qui: Dio è mai intervenuto nella tua vita in maniera sovrannaturale? Potete alzare la mano quelli che Dio è intervenuto in maniera sovrannaturale, che se tu analizzi i fatti ti dici: com'è potuto succedere? Non c'era nessuna speranza, o non sapevo come poter in qualche modo risolvere quella situazione. Dio interviene in modo sovrannaturale, e anche contro la nostra logica, il nostro modo di pensare. A volte ci sembrano che quelle situazioni ci siano avverse e che quindi questa è volontà di Dio. E qui dovremmo aprire una parentesi: la volontà di Dio. La volontà di Dio non è quella di ucciderci, la volontà di Dio non è quella di farci star male. E come dicevo l'altra volta, se un padre dovesse anche magari chiudere sua figlia in una stanza e magari dice: questa sera non esci perché forse il pericolo è più grave, e lo fa, non lo fa perché ti odia. Poi certamente la libertà che Dio ci ha dato, ci ha donato, noi siamo liberi di fare, ma sto facendo un esempio eccessivo. Io sono nato a Napoli, sono nato in una città, sono nato nel centro di Napoli dove si spacciava la droga, dove un padre aveva preoccupazione: dove vai questa sera? Chi sono i tuoi amici? A che ora esci? A che ora ritorni? Credo che ogni padre, ogni genitore si fa delle domande, poi ci si ha fiducia della persona. Ma perché? Perché comunque non possiamo mai leggere nel cuore delle persone. Ma quanti di noi hanno subito delle delusioni da persone che pensavano? Addirittura i figli, genitori. Io ho sentito proprio ultimamente che figli di genitori benestanti, ragazzi educati in una certa maniera, non gli mancavano niente, la sera uscivano per picchiare persone, andavano a picchiare, andavano a dare calci, andavano a togliere la roba addosso ai ragazzini, facevano cose, hanno nelle scuole quello che hanno fatto. I genitori sono rimasti sbalorditi, per dire: mio figlio, non avrei mai detto. Ma il Signore no, perché il Signore conosce. Il Signore a volte in qualche modo ci deve far capire qualcosa, per amore, non perché ci odia.
ma ci insegna qualcosa. Quindi, che cosa avviene? Avviene che se noi analizziamo i fatti e facciamo tante domande, la fede non si spiega con la ragione. La fede non va spiegata. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il remuneratore di coloro che lo credono. Io non posso spiegare la fede, non riuscirò mai a spiegarlo. Però c'è un libro che è molto bello, scritto: la fede non è teoria, filosofia o idea, ma è un incontro con il Signore. Come fai a spiegare a qualcuno: mi sono incontrato con Cristo? Ma questa mattina la mia domanda è questa in ognuno di noi: tu ti sei incontrato con Cristo? Ci siamo incontrati con Cristo risorto? Lo abbiamo sentito nel nostro cuore? Viviamo ogni giorno con la sua presenza dentro di noi? Ed è questo quello che fa la differenza. Non è cambiare una religione, uscire da una religione, entrare in un'altra cattolica, entrare negli evangelici o entrare in altre. Non è questo quello che fa la differenza. Quello che fa la differenza nella mia vita è: io mi sono incontrato con Cristo, perché Cristo è vivo in me, vive in me. Amen. Gloria a Dio. Ora guardiamo invece l'ultimo aspetto, quello di Giovanni. Giovanni ci dice la scrittura: vide e credette, entrò. Vide e credette, ma non vide le stesse cose che vide Pietro. Non vide le stesse cose che vide anche Maria. Non cambiano le cose, non cambiano le situazioni. Non è che entra e vede qualcosa di differente. Lui vede gli stessi pannilini avvolti, vede lo stesso scenario, vede la stessa cosa, ma vide e credette. E perché credette? Perché si ricordò delle promesse di Gesù. Quindi non vide le circostanze, non si ferma alla circostanza, ma va oltre dicendo: Cristo è risorto. Ecco, Cristo è risorto, gloria a Dio. Nelle promesse del Signore vide le stesse cose che aveva visto Pietro, ma con gli occhi della fede. Ebrei capitolo 11, che tutti quanti noi conosciamo, il versetto 1 cosa ci dice? Ve lo leggo in maniera più letterale, quello fatto nel libro della Bibbia della Gioia. Allora, la fede è la completa certezza che quello che si spera si realizzerà. Gloria a Dio, mi hanno detto di non dire più amen, sai Vincenzo, qualcuno ha detto non dire più amen, perché ci sono quelli che lo vogliono dire, quelli che non lo vogliono dire, allora non dico più amen, mi fermo. Però io mi sento con tutto il mio cuore, perché sono così, fratelli miei, io quando ricevo un messaggio, una predicazione, qualcosa che mi tocca, dico amen, perché è vero, così sia. Gloria a Gesù, è la completa certezza che quello che si spera si realizzerà, è la piena fiducia di cose che non si vedono. Gloria a Dio, le cose che non si vedono è la certezza, perché io so, diceva l'apostolo Paolo, malgrado le situazioni, le circostanze avverse, tutto quello che mi sta succedendo, io so in chi confido e sono persuaso che Egli è potente da custodire il mio deposito fino a quel giorno. Fatemi quello che volete, succede quel che succede, io so che la mia vita non mi appartiene più, ma l'ho data a Cristo Gesù il Signore. Gloria a Dio. La guarigione del figlio dell'ufficiale reale, vi ricordate come avviene? Avviene per cosa? Perché lui credette alle parole di Gesù. Il figlio era a casa, non era lì che vide Gesù operare, che vide Gesù. Lui va lì sapendo che una sola parola che Gesù diceva avrebbe guarito suo figlio. Una sola parola. Difatti lui, essendo in autorità, dice: io so perché sono in autorità, non, io non sono degno che tu entri in casa mia, ma di una sola parola e mio figlio sarà guarito. Una sola parola. Quanti credono questa mattina che una sola parola che esce dalla bocca di Dio arriveranno guarigione a casa tua? Una sola parola, Signore, una sola parola. Ed è quello che a volte abbiamo dichiarato davanti alle situazioni difficili, davanti alle circostanze:
una sola parola, Signore, una sola parola. Non ricordo quanto ho fatto l'unzione dell'olio a Deborah, Lisa. Eh? Sì, lunedì, mi sembra. Lunedì ero a letto. Loro erano giù, mia moglie e Deborah, ragazze, erano, io ero sopra. E a un certo punto sento la voce del Signore che mi dice: scendi giù e ungi tua figlia di olio sulla pancia. Deborah ha mal di pancia sempre. Sempre mal di pancia, abbiamo fatto quasi di tutto, destra, a sinistra, sono scattato dal letto, sono sceso giù e ho detto: come sta Deborah? E lei mi ha ho detto: Deborah, come stai? E lei: papà, ho detto: devo fare l'unzione dell'olio. Ho preso l'olio, ho unto, ho detto: Signore, in autorità la tua parola, quello che tu mi hai rivelato. Deborah, nel nome di Gesù, sii completamente guarita. È da lunedì ad oggi che non ha niente. Una sola parola che viene dal tuo trono, Signore, questa mattina è potente da farci uscire da questo luogo, se noi l'afferriamo per fede, di uscire da questo luogo completamente trasformati, cambiati, perché Lui non mente, Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è il miglior dottore che esiste sulla faccia della terra, gloria a Dio. Diceva il fratello Aissa che mentre operavano sua figlia, il tumore, vi ricordate? Mentre operavano, i medici avevano aperto, è scomparso il tumore sotto i loro occhi. Loro stavano per il tumore, si rimpiccioliva sotto i loro occhi. Perché Dio è potente. Dio è potente. Disse il profeta quel giorno: se credete nel Signore, seguitelo. Se non credete nel Signore, andate a altre parti. Noi seguiamo il Signore perché Lui è verità, è vita. Io non appartengo alla Chiesa Cristiana Evangelica, io appartengo a Gesù Cristo, il mio Signore. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gesù gli disse a quest'uomo: va, va, tuo figlio vive. Va, tuo figlio vive. Io non so la preghiera del tuo cuore questa mattina, non la conosco la preghiera del tuo cuore. Ma se questa mattina potessi realizzare queste promesse, va, perché io ho già operato nella tua vita, perché io ho già operato nella tua casa, va, perché io già ho compiuto l'opera. Perché Dio non guarda le circostanze, non guarda le situazioni. Fratello, sorella, amico, amico, Dio non ti guarisce perché lo meriti. Dio non ti libera perché lo meritiamo. No. Dio non guarda le situazioni e le circostanze. Dio è un Dio d'amore, pieno di amore. Vedete, questa settimana stavo realizzando i 10 lebbrosi. E tutti e 10 gridano al Signore. Dicono: Signore Gesù, si fermano da distante. Il lebbroso doveva fermarsi almeno 3 metri di distanza. Si ferma da distante, Gesù sta scendendo con tutti i suoi. Si fermano, tutti e 10 lebbrosi dicono: Gesù, abbi pietà di noi. E Gesù gli dice: andate a mostrarvi dal sacerdote, perché questa era la legge che Dio aveva dato a Mosè. Il lebbroso doveva mostrarsi dal sacerdote e il sacerdote doveva analizzarlo. E se dopo il loro esame attento, dopo 30 giorni, poteva dare 7 giorni, poteva dargli l'opportunità di ritornare. Ma se c'aveva ancora una piccola, minima, piccola, minuscola piaga, non poteva stare in mezzo all'abitato. E quindi via dalla famiglia, via da tutto quello che aveva. E tutti e 10 Gesù dice: andate a mostrarvi dal sacerdote. E loro cosa fanno? Si girano e stanno andando dal sacerdote. Facevo una considerazione. In Marco ci dice che un lebbroso corre e gli si inginocchia ai suoi piedi e chiede al Signore di guarirlo. E Gesù stende la sua mano su di lui e lo guarisce. Quindi è un'azione, stende la mano. Lui vede la mano del Signore sulla sua vita. E più delle volte, voi sapete che più delle volte noi facciamo degli appelli, io faccio degli appelli per la preghiera, o io, chiunque, e allora a volte abbiamo bisogno anche di sentirci una mano addosso, di sentirci fratelli che pregano per noi, perché questo comunque essendo di anima, corpo e spirito,
a volte le nostre emozioni sono toccate quando qualcuno ti abbraccia, piange, vero? Perché siamo fatti così. Qui non avviene questo, non avviene il tocco guaritrice della mano di Gesù, ma un ordine: andate. E loro si girano e stanno andando. E che cosa avviene? Che mentre stanno andando, tutti e 10 vengono guariti. Ma uno, a un certo punto, si ferma, si guarda, inizia a guardare la sua pelle che inizia a guarirsi. E che cosa fa? Non corre dal sacerdote, ma corre da colui che l'ha guarito. Corre da Gesù. E Gesù, quando lo vede, gli dice: ma non siete stati guariti tutti e 10? Vedete la potenza della guarigione di Cristo, che è autorità. Non siete stati guariti. E dove sono gli altri 9? E quello che torna indietro, non è un caso che ci dice chi era quello che torna indietro. Vi ricordate chi era? Era un samaritano, completamente escluso. Per gli ebrei era una guerra, samaritani, ebrei e giudei, completamente. Gesù non guarda, lo guarisce e gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Non dice ti ha guarito, ma ti ha salvato, perché quella malattia è aggiunta alla salvezza. Non tutte le malattie, anche quando vengono guarite, portano alla salvezza delle persone. Ma quello che il Signore importa per te e per la tua vita e per la mia vita è la nostra anima che dura per l'eternità. Che giova vivere 80, 90, 100 anni, ma poi andare all'inferno? Che cosa giova? Io ho sempre detto al Signore: Signore, prendimi, se mi dovessi prendere, prendimi nel momento in cui io sto al centro della tua volontà e sto proprio, magari anche quando sto predicando. Uno dei nostri pastori a Napoli è morto mentre lui pregava sulla bara di un altro membro della chiesa. È sceso, ha imposto le mani e a un certo punto si è chinato sulla bara, e allora i fratelli pensavano che stesse ancora pregando. Dice: ma quando prega il fratello? O piangeva perché era un suo caro amico, e invece è andato col Signore anche lui, proprio in quel momento. Pastore Sereno della comunità di Portici di Napoli, chinato. Che bello sapere essere al centro della volontà di Dio. E adesso voglio concludere con Giovanni capitolo 14 versetto 1. E la mia domanda è questa: perché finiscono i rapporti umani? Perché finiscono i matrimoni? Per quale ragione finiscono i rapporti umani? Ditemi qualche ragione, per favore. Qualcuno mi dica una ragione, o quello che pensi. Perché finiscono i rapporti umani? Perché non c'è dialogo? Perché finiscono i rapporti umani? Per quale ragione vengono i divorzi? In l'egoismo delle persone, amore. Sapete cosa c'è alla base? Penso io. Alla base c'è mancanza di fiducia. Quando non c'è più fiducia nell'altra persona, i rapporti si chiudono. Se tu non hai fiducia di tuo marito, dove vai questa sera? Con chi sei? Cosa stai facendo? Se tu non hai fiducia di tua moglie, dove stai andando? Chi è quella persona che ti segue? E chi è questo collega di lavoro? E cosa vuole da te? E quando due amici non hanno più fiducia l'uno per l'altro, è un problema serio. Perché quello che l'altro dice non gli crede, perché non ha più fiducia. E se noi siamo credenti, nati di nuovo, noi dobbiamo avere una sola fiducia, e la nostra fiducia si chiama Gesù. Quindi questa mattina io voglio dirti, da parte del Signore, che il Signore ti dice: ascolta bene, hai fiducia in me?
Gesù, prima di ascendere al cielo, gli disse: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fiducia in Dio e abbiate fiducia anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, e io sto andando a prepararvi un luogo, e quando quel luogo sarà pronto io verrò e vi accoglierò presso di me. Gesù gliel'aveva detto: io sto andando a prepararvi un luogo, abbiate fiducia. Come vide Maria? Come vide Pietro? E come vide Giovanni? Giovanni vide le stesse cose che videro gli altri, ma credettero. Maria piangeva dal dolore, e la sua forza è stata quella di non abbandonare il luogo, come ha fatto Pietro, come ha fatto Giovanni, e Pietro è tornato a pescare. Ma Maria è rimasta lì vicino al sepolcro e ha aspettato, perché il dolore è forte, e si è incontrato con Gesù. E Gesù, quando l'ha chiamato donna, lei non si è voltata, ma quando Gesù l'ha chiamato per nome, Maria, Rabuni, maestro, questa mattina tu possa sentire la voce del tuo Signore che ti chiama per nome, che ti chiama per nome, tu puoi sentire la sua voce, e che possa realizzare che il Signore è qui in mezzo a noi, e che ti dice: non vedere le cose come le vedi tu, perché questa mattina io desidero metterti il collirio del mio Santo Spirito, finché tu possa vedere le cose come io le vedo, perché io ho un piano e un programma per te. Non ascoltare quello che gli uomini hanno detto di te, ma ascolta ciò che io ho da dirti, dice il Signore. Alziamoci in piedi. Vorrei pregare per quanti sono in mezzo a noi, magari per le prime volte, che non hanno ancora fatto un'esperienza reale, tangibile con il Signore, e anche magari sei da tanto tempo in chiesa, ma non ti sei ancora incontrato con Cristo. Vorrei questa mattina, e mi sento in cuore di poterti dire che le cose come tu le vedi non stanno come tu le vedi, ma Dio ha un piano per la tua vita, per la tua famiglia, per la tua casa. Noi possiamo analizzare le cose e a volte dire: non c'è più niente da fare. Non dirlo più: non c'è più niente da fare, perché ogni cosa è possibile per coloro che credono. Gesù glielo disse a Marta davanti alla tomba di Lazzaro, che erano già passati 4 giorni. Puzzava. Io non conosco la tua situazione, non so se vedi già puzza, ma io voglio dirti che il Signore è potente da cambiare e trasformare ogni situazione. Quindi questa mattina io voglio lasciare aperto la preghiera per te. Lì dove sei puoi stare lì, puoi inginocchiarti, puoi stare seduto, puoi venire qui davanti, come tu ti senti. Ma voglio che questo messaggio, per chi l'ha realizzato nella propria vita, noi possiamo pregare questa mattina, che il Signore possa toccare la tua vita. Se dentro me ho perso la speranza, e se che certezze più non ho, alleluia, non temerò, ma aspetterò in silenzio, gloria a Gesù, perché io so che sei vicino a me.
certezze più non ho. Non temerò, aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerà se non ho proprio forza. Enough.